La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2022, la misura economica più importante dell'anno che stabilisce come lo Stato modificherà la spesa pubblica nei prossimi 12 mesi. Ora è atteso il passaggio in Senato. Nel testo sono previsti 10 milioni di euro per il capoluogo abruzzese per compensare le minori entrate e le maggiori spese. Sarà poi il sindaco dell'Aquila a decidere come spendere la somma. È una misura necessaria, ha detto al TG6 il responsabile del Dipartimento Economia della Lega, Alberto Bagnai. Ci è sembrato opportuno intervenire anche su richiesta, insomma, di varie voci del territorio che si sono pronunciate per riportare il contributo al livello precedente di 10 milioni. Questo è stato possibile con un emendamento che è passato in votazione. Nel disegno di legge anche la proroga, fino al 2025, del superbonus 110%, la misura che ha ridato respiro all'edilizia. Proroga che vale solo per il cratere del 2009. Nel resto del paese le detrazioni fiscali scenderanno al 70% nel 2024 e al 65% l'anno successivo. La sensazione che abbiamo avuto sotto il governo precedente, e devo dirlo forse in parte un po' anche sotto l'attuale, è che si sia fatta questa misura, ma poi la si sia in qualche modo voluta sabotare per paura che fosse troppo generosa o per altri motivi di carattere ideologico, perché magari lo strumento del credito d'imposta viene visto con sospetto da parte di certe forze politiche o di certi apparati dello Stato. Bisogna fare un discorso di onestà. Lo strumento del credito d'imposta funziona, allora però bisogna razionalizzarlo. Bisogna anche fare un altro discorso di onestà. Un credito d'imposta al 110%, cioè sostanzialmente la gratuità, per un periodo fra l'altro breve, cioè per 2-3 anni, falsa il mercato. Quello che noi pensiamo è che comunque il sistema dei vari bonus, il sistema dei vari crediti d'imposta deve essere razionalizzato, si deve arrivare a un bonus unico per il mondo dell'edilizia che renda facile fruire questo tipo di strumento sia a chi ordina il lavoro sia alle aziende dall'altra parte, abbattendo burocrazia e abbattendo questa giungla che fra l'altro non è compatibile con la proposta principale del mio partito, che resta sempre quella della flat tax. È impensabile che il bonus 110 diventi strutturale, ha detto il senatore Bagnai, seppure un recente rapporto del Cresme ha quantificato un saldo positivo per il sistema paese di 36 miliardi di euro, derivante proprio dai crediti d'imposta dell'edilizia. Tu non puoi vedere in una misura di politica economica solo il costo diretto, cioè il fatto che c'è un credito d'imposta e quindi hai minori entrate da un particolare contribuente, perché se quella misura attiva tutta una filiera, genera occupazione, tu in realtà anche sotto il profilo fiscale hai maggiori entrate derivanti da l'operaio che viene assunto, l'imprenditore che guadagna, il fornitore che vende, quindi bisogna avere una visione di questo tipo. Duole sottolineare che purtroppo però questa visione più corretta dal punto di vista economico non è sempre la visione di alcuni organismi dello Stato come la Ragioneria Generale, che invece segue un approccio un pochino più, come dire, concentrato su un punto che è quello delle minori entrate, senza vedere che ce ne sono anche di maggiori.